Mercedes Zenger, mamma Eva ha attaccato Francesco Monte perché pensava ai problemi di mio fratello con la marijuana. Mercedes Zenger, figlia di Riccardo Schicchi e di Eva Enger, difende la madre eliminata nella seconda puntata dell'Isola dei Famosi 13. Ecco cosa dichiara a Spin, in edicola da venerdì 2 febbraio. Mercedes Zenger, mio fratello arrestato per la marijuana, per noi fu uno shock. Durante la diretta della puntata del 29 gennaio su Canale 5 Eva Enger ha accusato Francesco Monte di aver fumato marijuana nella villa in cui i concorrenti sono rimasti prima di essere portati sull'isola. Le clamorose affermazioni, tutte ancora da provare, hanno spinto Canale 5 ad aprire un'indagine ufficiale per verificarne l'attendibilità e hanno scatenato roventi polemiche sul web. Ecco cosa dice Mercedes: anni fa mio fratello Riccardino ha fatto uso di sostanze stupefacenti ed è stato proprio uno scemo. Lo hanno persino arrestato perché aveva delle piantine di marijuana sul terrazzo di casa. Per noi è stato uno shock. Penso che mia madre volesse dare un consiglio a Francesco Monte proprio per non fargli ripetere lo stesso errore. Mamma l'ha presa sul personale, aggiunge la ragazza. All'epoca, era il 2011, nota della redazione, mio fratello era minorenne e posso dire che è stato uno scemo e ha fatto una grande cavolata. In famiglia abbiamo accusato tutti il colpo. Riccardino è stato arrestato perché ha fatto una bravata, aveva delle piantine di cannabis, ma non le coltivava, nella sua ingenuità pensava fosse un hobby. Tra l'altro mio papà, Riccardo Schicchi, morto nel 2012, nota della redazione, stava male, era quasi cieco e non si rendeva conto di che cosa stesse accadendo. Mercedes, sto ricevendo una serie di insulti ma continuo a difendere mia madre Eva. Io non sono del tutto d'accordo con il modo in cui ha raccontato l'accaduto, però continuerò a difenderla perché so com'è fatta. Inoltre abbiamo visto gente che, per molto meno, è stata eliminata da altri reality come il Grande Fratello. Non dimentichiamoci che queste cose sono illegali. Sono sicura che mia madre, quando tornerà, si saprà difendere. È una donna sincera e non riesce a tenersi le cose dentro. Quindi, se lei sostiene che è da tutta la settimana, che voleva dire che Francesco Monte ha fumato marijuana, io le credo. Se lei ha qualcosa da dire la dice, se viene ignorata la ripeterà fino alla morte. Ha raccontato l'episodio in diretta proprio perché non voleva essere ignorata. È stata giudicata male da molte persone e in questi giorni io sto ricevendo una serie di insulti, conclude la ragazza.